Oggi affido il mio messaggio creativo ad una bottiglia. Chissà se vi arriverà. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi facciamo un pensierino bellissimo dedicato all'estate, alla chiusura dell'anno scolastico, un po' un tutt'uno che ognuno potrà declinare a seconda delle proprie esigenze. Creiamo una bottiglietta souvenir. Vi ricordate le bottiglie anni 80? Quelle tutte con materiale pietroso sopra, su cui c'era la cartolina della città che andavate a visitare e dentro il liquore? Bene, è una rivisitazione di quel tipo di souvenir che noi invece riportiamo alla persona dei nostri piccolini. A scuola mi è capitato di dover creare un qualcosa di originale per la chiusura dell'anno, quindi con questo video aiuto non soltanto tutte le maestre, ma do anche un'idea a tutte quelle persone che andando in vacanza vogliono un ricordo originale della vostra vacanza. L'estate è alle porte e allora ricordatevi che potete immortalare dei momenti bellissimi e poi fissarli su bottigliette souvenir, magari da regalare a parenti ed amici al ritorno del vostro viaggio. E allora spostiamoci di là e andiamo a fare la nostra bottiglietta souvenir. Ed eccoci pronti per preparare la nostra bellissima bottiglietta souvenir in visione dell'estate. Questo è un lavoretto carinissimo per le maestre, ma è un lavoretto carinissimo per chiunque voglia affrontare un viaggio e portare con sé un ricordo di quei luoghi. Un poco di sabbia, anche quella che raccogliete nei costumi stessi, una conchiglia che potreste anche comprare nei posti dove siete, insomma una foto, un modo carino per mettere insieme dei ricordi, per ricordarci appunto un momento, un luogo, un'occasione. In questo caso io voglio ricordarmi di mio figlio, quindi ecco a voi una foto del piccolo Poti, proprio piccolo, qua siamo nel 2014, era un piccolino, una foto tra l'altro di un evento a cui io non partecipavo, quindi mi è piaciuta perché ha questo verde dietro che ben si presta con l'aria estiva. Qui stava facendo a scuola le olive conzate. Tipica specialità sicula. Per fare la bottiglietta ci occorre una bottiglietta di succo di frutta ben lavata e senza etichetta naturalmente, del colore acrilico blu diluito. Io già l'ho diluito nella bottiglietta perché la bottiglietta era addirittura di arrivo. Della Vinavil, un pennello da poco conto, pistola a caldo e relativa stecca, qualche conchiglia, io queste le compro nei negozi dei cinesi per intenderci, e qualche biglia, io ne compro in grande quantità perché le uso con i bambini, ma voi per fare una conchiglia potreste anche in un bel luogo di mare, che ne so, vi immagino a Capri a mangiare una bella pasta con le vongole, e allora ecco, di quel piatto conservate un paio di conchiglie, lavatele e mettetele nella vostra bottiglietta souvenir in ricordo di quel succulento piatto di pasta in riva al mare. Quanto sono romantica, ma soprattutto quanto sono golosa. Dopodiché, quindi, biglie, dello scotch carta, un tappo di sughero, questo non è di sughero, è di silicone, comunque un tappo dello spago. Io qua ho questo naturale, oppure ho questo tipo di treccia in misto cotone, questo qui, che è pure bella, deciderò insieme a voi quale ci sta meglio. Poi un paio di forbici, è la cosa più divertente per i bambini, quella con cui io lavoro sempre a scuola, la sabbia. Questa non è sabbia di mare, ma è sabbia per gabbiette di uccellini, la vendono alla Auchan in bustoni da 2 kg, e così è sterilizzata, filtrata e potete lavorare in assoluta sicurezza con i bambini. Come prima cosa prendiamo lo scotch di carta e la bottiglietta e facciamo una schermatura. La schermatura va fatta lì dove non voglio che la sabbia si appiccichi, quindi la farò a 1,5 cm dalla base, così, un pochino più su,
un altro giro quassù. Nell'ultimo giro, dove la parte è un pochettino curvilinea, lo scotch non starà dritto. A noi però interessa soltanto il margine inferiore, non badate a quello superiore, perché noi dobbiamo fare la striscia bella pulita tra una riga e un'altra. Quindi a voi preme di mettere dritta la riga, così, solamente nel margine superiore. Voilà. Questa poi potete chiuderla un po' come capita. Ok, a questo punto quello che abbiamo è questo. Prendiamo la nostra fotografia e cominciamo a prendere più o meno la misura. Potino andrà inserito più o meno qui, da qui a qui, e tagliamo la porzione di foto che ci interessa. Ok, viene più o meno un formato fototessera. In questa porzione in cui voglio appiccicare la foto di Poti, cercherò di non fare andare la sabbia, quindi schermerò con un pezzetto di scotch. Mettiamo da parte la foto perché adesso è il momento del colore. Prendo del colore acrilico diluito e verso da bottiglia a bottiglia il contenuto. Chiudo con il suo tappo e shakero. Faccio andare il colore dappertutto. Lo metto nella parte interna, così prendere la bottiglietta non sarà un problema, maneggiarla non sarà un problema, perché mentre la sabbia rimarrà ben adesa, in quanto ci sarà la Vinavil a tenerla proprio ancorata al vetro, l'acrilico rimane sempre un po' più delicato sul vetro. Quindi verso l'eccesso nuovamente all'interno e lascio la bottiglietta a scolare per un pochino qui. Voilà. E adesso, dopo pochi minuti, la rigiro e faccio asciugare completamente l'interno. Posso aiutarmi anche col phon. Mentre il colore asciuga all'interno, noi comunque possiamo tranquillamente continuare a lavorare. Tanto questa parte è la parte che si asciugherà prima, perché è più a contatto con l'aria. L'altra si asciugherà in corso d'opera, non vi preoccupate. Adesso prendiamo della Vinavil e la sabbia, e con un pennello da poco conto intingiamo. Allora, teniamo la bottiglia lì dove c'è lo scotch, intingiamo nella Vinavil e sporchiamo tutto il vetro di colla lì nelle parti dove non è schermato con lo scotch, ok, e tuffo nella sabbia e voilà. Lasciamo asciugare un attimo e, se vogliamo, diamo una seconda mano di colla. L'effetto diventa molto più intenso. Vedete, col secondo passaggio rispetto al primo, l'intensità è maggiormente più forte, non si vede più la trasparenza della sabbia. Quindi io vado avanti e intensifico. Ok, a questo punto tolgo la sabbia e delicatamente rimuovo lo scotch. Voilà, quindi uno, vedete, e viene una riga pressoché perfetta, pressoché, poi sempre di sabbia trattasi e soprattutto sempre di un lavoretto artigianale, quindi la perfezione non va cercata. Ok. Adesso lasciamo asciugare perfettamente la nostra sabbia. Vedete? Carino, no? A questo punto è giunto il momento di appiccicare la fotina. Con una colla tipo Attac o una acetovinilica come la mia, sporco il retro della foto, lascio tirare un attimo e vado piano piano ad appiccicare, stando molto attenta agli angoli della foto, che stiano ben adesi. Io sto usando una foto vera, se voi usate una fotocopia di una foto vi verrà molto più semplice attaccare l'immagine. Ho deciso di usare questo perché, come accordo colore con la mia sabbia, sta meglio questo cordone. Come prima cosa voglio metterne due pezzettini così ai lati della foto, a mo' di cornicetta.
Adesso è arrivato il momento della colla a caldo. Piano piano mettiamone una strisciolina sottilissima e adagiamo subito il cordoncino ed eliminiamo l'eccesso. Facciamo la stessa cosa anche sull'altro margine. Adesso contorniamo ogni singolo bordo. Per farlo più marinaro ho deciso di iniziare da un finto nodo. E allora faccio un semplice nodo così, quindi taglio la parte che fuoriesce troppo così, e con un punto di colla a caldo porto dietro e la appiccico così. Adesso su questo punto esatto, lì dove arriva il mio nodino, attaccherò proprio il finto nodo qui, e da qui farò partire il mio cordoncino. Arrivati a questo punto faccio un altro nodo, ok, e faccio poggiare sempre qui e appiccicare. Il laccetto che è avanzato, io faccio un incrocio, uno di qua e uno di là, che fermo solamente nella parte terminale. Quindi uno, nel frattempo pensate al messaggio che volete mettere dentro, ed eliminiamo definitivamente l'eccesso. E voilà, e questa è la bottiglia dietro. Metto un filino anche qui. Però per questo taglierò un laccetto ben lungo. Adesso qui metto un punto di colla a caldo e adagio lo spago così, lo fisso. Quindi compio un giro e piano piano faccio andare un paio di giri di circonferenza. Arrivati a questo punto mettiamo un attimino da parte la bottiglia, che riprenderemo in un secondo momento, e invece prendiamo il tappo. A metà circa del tappo appiccichiamo un filo. Voilà, senza scottarci, e arrotoliamo. Arrivati a tre giri, mettiamo una diagonale così e continuiamo ad arrotolare dall'altra parte un altro giro. Una volta coperto il capo, mettiamo un punto di colla, facciamo andare e prendiamo un bel po' di laccio, un po' di laccio che deve essere lungo quanto la nostra bottiglia più o meno, più il giro attorno al collo così. Quindi tagliamo l'eccesso. Prima di procedere dobbiamo fare l'ultimo step con colla sabbia. Ve lo faccio fare alla fine perché così è più comodo, perché da questa parte abbiamo sempre impugnato, lavorato, e quindi da ultimo facciamo proprio l'ultimo pezzettino.
e ovviamente un bel tuffo nella sabbia. Quindi facciamo un secondo passaggio di colla, voi fate asciugare tra un passaggio e l'altro che viene meglio e piano piano versiamo sopra la sabbia fino a ricoprire tutta la parte. Nella parte sommitale puscio un puntino di colla per fare attaccare, voilà, il mio nastrino. E compio la circonferenza. Arrivata all'incontro dei due cappietti, dei due lembi, faccio il nodino. La bottiglia deve potersi chiudere così. Voilà, quindi prendete bene le misure dell'accetto. Adesso le ultime decorazioni, a partire proprio dal tappo. Sul tappo io vorrei mettere una bella conchiglia. Così, che ne dite? Allora, proviamo. Senza troppo ustionarci. Una conchiglia, così. E una piccolina. La stellina la metterò qui, anche perché si è creata una piccola sgranatura sulla sabbia. E vi faccio vedere come mimetizzare eventuali magagne. Ed ecco che la nostra bottiglia a cui affidare il messaggio è pronta. Voilà, pronta per essere regalata e per ricordare un momento bellissimo di una qualche giornata. Dopodiché vi farò vedere la mia bottiglia bella e completa in assetto souvenir, con tappo alloggiato e anche con biglietto all'interno. Naturalmente il biglietto compilatelo con ciò che desiderate: un pensiero, un ricordo della vacanza, un pensiero della personcina che è qui nella foto, oppure nel caso mio farò scrivere un pensierino proprio da questo bimbo qua. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo aver visto la nostra bottiglia souvenir in tutto il suo splendore. Ciao! Non è troppo carina, veramente vintage nell'essenza ma rivisitata nella sostanza. E allora, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un souvenirissimo pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare su Instagram di Arte per Te è attivissimo, vi aspetto tutti e vi metto il link qua sotto nell'info box. E venitemi a trovare sempre e anche nei miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ma naturalmente l'appuntamento è sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Buon inizio estate, al prossimo video, ciao!